So here we are. Eccoci qui, 19 mesi dopo una delle più terribili e sporche campagne elettorali della storia americana moderna. Siamo qui nelle strade di New York e abbiamo appena visto il presidente eletto Donald Trump passare nel suo convoglio. Mark, qual è la lezione da trarre? Beh, sembra ancora strano udire le parole presidente Donald Trump. Credo che queste elezioni abbiano sollevato molte domande. Ad esempio, che cosa ne sarà dell'ambiente con un presidente che ha dichiarato che il cambio climatico è un inganno? E sui diritti umani, quando questo presidente in passato ha difeso la tortura e difeso Guantanamo? Guantanamo Bay. Yeah, and what about the wall? E che dire del muro fra Messico e Stati Uniti? È stata una delle prime promesse che Trump ha fatto in campagna elettorale. Lo vedremo realizzato? Che dire poi della controversa legge sulla salute, dell'Obamacare? Molti milioni di americani perderanno adesso la loro copertura sanitaria? Ci sono un sacco di questioni aperte. Trump ha sempre detto che inizierà a smontare quanto fatto da Obama sin dal primo giorno, ma sembra avere un mandato adesso. Questo ti ha sorpreso? C'è stato un voto massiccio in favore di Trump. Quello che mi sorprende è l'aver visto così tanti partiti opporsi a Donald Trump. Qui c'è l'uomo che ha detto della sua rivale Clinton, la metterò in galera. E poi nel suo discorso di investitura invece l'ha ringraziata, dicendo che gli americani le debbono molto. Mi chiedo dunque se il Trump presidente sarà molto diverso dal Trump candidato. Credo che dobbiamo dire qualcosa su Hillary Clinton. Non era certo la candidata ideale. Molti americani mi hanno detto durante tutta la campagna elettorale che lei sarebbe stata probabilmente la meno peggio fra due pessimi candidati. Adesso scopriamo che quella persona è Donald Trump. Sono stato sorpreso dalla mancanza di tenuta del cosiddetto muro azzurro nel nord, in stati come Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. In Michigan Hillary aveva già perso contro Bernie Sanders alle primarie e il voto dei latini non è stato così determinante come si pensava, se paragonato al voto afroamericano, dei colletti bianchi e dei lavoratori poco qualificati. Ho visto tante donne piangere, credo sia stata l'ultima volta, almeno in un futuro prossimo, che abbiamo visto una donna potenziale presidente. E ho visto molte donne piangere quando Hillary era stata nominata a Filadelfia l'estate scorsa. Il soffitto trasparente del Javis Center tiene ancora, non è crollato, ma l'America attende ancora la sua prima presidentessa. America is still waiting for the first female president.